Il regno di Dio è una questione di dettagli. Questo è lo slogan che potremmo tirar fuori dalla parabola che Gesù racconta nel Vangelo di questa domenica. Dice Gesù che il regno di Dio è come un granellino di senape, che è il più piccolo fra tutti i semi, ma che quando cresce diventa così grande da diventare più grande di tutti gli altri ortaggi. Anzi, fa anche dei rami capaci di poter ospitare sopra gli animali, gli uccelli, crea ombra intorno a sé. È qualcosa che parte da un dettaglio infinitamente piccolo e diventa qualcosa invece di infinitamente grande. E questa è la differenza anche dentro la nostra vita, attraverso la fede. La fede è un dettaglio, è qualcosa di piccolo, ma di quotidiano, qualcosa a cui dovremmo aggrappare la nostra fedeltà. La fedeltà, questo dettaglio dentro la nostra giornata, dentro il nostro tempo, man mano cambia la nostra esistenza. Come potrebbe cambiare la lettura di una pagina del Vangelo al giorno? Come potrebbe cambiare 5 minuti di preghiera dentro la nostra giornata? Come potrebbe cambiare la nostra vita semplicemente un raccoglierci qualche istante durante il giorno e parlare direttamente con il Signore? Come potrebbe la vita spirituale coltivata giorno dopo giorno cambiare nella sostanza la nostra vita? È questo che sta dicendo Gesù. Quelle piccole cose quotidiane a cui abbiamo il coraggio di aggrappare tutta la nostra fedeltà, col tempo crescono talmente tanto da diventare utili dentro la nostra vita. Ma queste cose che diventano grandi partono come un dettaglio infinitamente piccolo, quasi banale. Ed è così che dobbiamo cominciare la conversione dentro la nostra esistenza. Piccole cose fatte ogni giorno con fedeltà, leggere ogni giorno una pagina del Vangelo, ricavarsi qualche minuto per pregare, dedicare del tempo al Signore ogni giorno come un piccolo granello di senape. E giorno dopo giorno questo granello, senza che noi ce ne accorgiamo, così dice Gesù nel Vangelo, diventa così grande, 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 che senza nemmeno tutta la nostra partecipazione e consapevolezza, un giorno ci svegliamo e ci accorgiamo che su una fede del genere possiamo poggiare la nostra vita. Anzi, non è utile soltanto a noi, diventa utile anche per gli altri. Perché la fede è vera anche per questo, non soltanto è una risposta alla nostra esistenza, ma molto spesso è anche una garanzia, una risposta, un punto d'appoggio, un punto di approdo anche per la vita degli altri.